Ciao ragazzi, finalmente insieme. Scusate che non vi ho detto che sono stato in vacanza per 15 giorni in Calabria, quindi per questi 15 giorni non ho fatto video. Scusate che non vi ho avvisato. Ora inizia da oggi. Da stamattina iniziamo a riportare i contenuti che stavo portando prima sul canale. In questo video parliamo di Sandro Tonali, che a me sembrava già fatta per l'Inter quando andate a rivedere quel video, che avevano detto che era quasi ufficiale, e invece il Milan è andato avanti all'Inter e quasi ufficiale, c'è l'ok del giocatore, è quasi ufficiale che Sandro Tonali andrà al Milan, scusate. Tranne se Tonali decide di andare all'Inter, ma l'Inter l'ha mollato. Per me qua l'Inter ha sbagliato, perché quando l'Inter ha fatto l'offerta, il Milan non si vedeva proprio per Tonali, stava solo l'Inter come squadra italiana a voler trattare per Tonali, era quasi ufficiale per l'Inter, l'ufficialità è quasi per Tonali. Per Tonali a Milan. Milan che se lo acquisterà farà un gran colpo. Gran colpo perché è un gran giovane con tantissime prospettive. E chi lo sa se non sarà un flop. O migliorerà o farà vedere qualcosa in più. Con il Milan, penso che con Ibra, che è un gran campione, si migliorerà, penso. E lo vedo un ottimo centrocampista che potrà migliorare. C'è un ottimo giovane, a me piace molto. Lo dico ancora, sarà un gran colpo se il Milan lo acquisterà, tranne se non si complica qualcosa, però c'è già l'ok dei giocatori, quindi penso che il Milan in modo o l'altro se lo porterà a casa. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Se Sandro Tonali andrà a Milan, comunque Sandro Tonali rimarrà in Serie A, o il Milan o l'Inter, però è più vicino al Milan. Se lo prenderà, penso il Milan se lo prenderà con il prestito per diritto di riscatto, penso, come voleva fare inizialmente l'Inter, però poi l'ha mollato. Però cioè l'ha mollato, è normale che ti arrivi un'altra squadra e fa prima di tre di te a prenderlo. Penso che è una cosa più normale questa. Lo dico ancora, l'Inter ha sbagliato, perché si portava a casa un gran colpo. Mo penso che il Milan se lo porta a casa, diciamo che è il giocatore. Ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così vi arrivano le notifiche quando ho fatto un nuovo video. Ciao ragazzi!